Uno mattina in famiglia. Dentro la cronaca. Parigi torna a fare i conti con l'incubo terrorismo, nonostante i dispositivi di sicurezza rinforzati dopo gli attentati del 2015, i militari che pattugliano ogni giorno i luoghi più sensibili. L'altro ieri sono stati vissuti momenti di paura al Museo del Louvre. In studio con noi c'è Daniele Scalea, Istituto Alti Studi Geopolitica, esperto di terrorismo internazionale. Allora, che idea si è fatto di tutto quello che sta accadendo a Parigi? Posto ovviamente che qualche certezza in più ce la possiamo avere solo con l'avanzare delle indagini, però non ci sono dubbi sul movente, nel senso che l'attentatore ha lasciato poi dei chiari segnali anche sui social network, quindi sappiamo esattamente perché l'ha fatto. Sull'effettivo legame con ISIS, visto la dinamica, cioè un tipo di attacco relativamente semplice, visto come è finito, non esattamente bene, non ha avuto molto successo, possiamo pensare che un'iniziativa abbastanza spontanea e solitaria del resto di ISIS fa molta enfasi, pone molto l'enfasi su questo tipo di attacchi che le permettono di ridurre al minimo l'organizzazione, in alcuni casi magari non deve nemmeno intervenire se non fare propaganda. Hanno ovviamente, essendo meno organizzati, hanno anche una minore efficacia, ma l'impatto poi ci sta nel fatto di essere molto numerose, quindi ostillicide e crea comunque la situazione in tensione, e questo già di per sé può supplire poi magari la mancanza di vittime. Ecco, in questo momento lì si sta perdendo terreno sia in Iraq che in Siria, e qualcuno ha ipotizzato che potrebbe spingere a cercare di colpire di nuovo in Europa per continuare quindi ad essere il punto di riferimento dei terroristi. Sì, non va sottovalutata poi la resilienza dell'ISIS anche in Siria, per esempio, ancora negli ultimi giorni hanno sferrato delle offensive. Sicuramente stanno perdendo terreno, sicuramente man mano che perdono la capacità di condurre una guerra in maniera convenzionale o quasi convenzionale, passano a misure asimmetriche. Questo lo stiamo vedendo nello stesso Iraq, zone come quelle di Tikrit o di Ramadi, dove sostanzialmente hanno perso il terreno. ISIS sta tornando, ma sta tornando non come forza militare, sta tornando come guerriglia, come era sostanzialmente fino a qualche anno Occupiamoci adesso dell'Italia. Zia Antonio, il nostro corrispondente da Parigi, ci ha dato il polso di come sia la situazione sicurezza. In Italia, ad esempio, dove ci sono luoghi altrettanto simbolo come il Louvre, penso, che ne so, a San Pietro, che piani di sicurezza ci sono, per quello che si può dire? Il livello di allerta è relativamente alto in questa fase. I piani di sicurezza ovviamente non sono pubblici, ma molte cose vediamo semplicemente girando per la strada: la presenza di militari che hanno avuto un ruolo importante anche in Francia, la presenza di blocchi di sosori stradali, visto quello che è successo a Nizza e a Berlino, e la presenza di punti di controllo per le macchine e per le persone. Questi sono tutti elementi fondamentali. Va però citato il fatto che gli obiettivi simbolici non sono ciò su cui tende a puntare maggiormente ISIS. Al-Qaeda aveva un tipo di azione che era quella di attaccare obiettivi simbolici, attaccare obiettivi militari, con organizzazioni più vaste, più dettagliate, quindi magari meno attacchi ma più di impatto. Mentre ISIS invece punta su piccoli attacchi. Questo significa, anche a livello di intelligence, è molto più facile bloccare il grande attacco, perché quello prevede che ci siano grandi movimenti magari di persone sospette, anche di denaro che deve passare transnazionalmente. In questo caso invece spesso non ci sono nessuna, conta di più la microintelligence a livello magari di forze di polizia, conoscenza del territorio, capacità di stare dentro le comunità. Chiaro. A rischio. Scalea, grazie a anche voi. A Stefano Zia Antonio, buona giornata. Grazie.